Siano lodati Gesù e Maria. Ascoltato la splendida prima lettura, seguita poi dal Salmo, che ci ricorda la bellezza della legge di Dio. Io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, con un chiarissimo poi invito a scegliere noi stessi che cosa vogliamo fare. Scegli dunque la vita, perché vive la tua discendenza, ubbidendo alla voce del Signore tuo Dio e tenendoti unito a Lui. Quindi leggo questa lettura, è uno splendido salmo responsoriale, che è il Salmo 1, quindi il Salterio di Davide. I 150 salmi cominciano proprio con queste parole: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia sulla via del peccatore, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. La rivelazione fondamentale è che solo in comunione con la legge di Dio noi possiamo stare bene. E quindi c'è una rivelazione fondamentale, che è questa: se tu interiormente non stai perfettamente bene, vuol dire che c'è una dissonanza tra te e la divina volontà. Una dissonanza che può essere piccola, abbastanza grande, lieve, media, grande, grandissima. Sappiamo tutti quanti che la dissonanza più grande che c'è dalla volontà di Dio, come ci insegna la Chiesa, è quella del peccato mortale. E quindi se uno sta perfettamente bene, interiormente, sereno, disteso, gioioso, tranquillo, vuol dire che questa perfetta consonanza non c'è. Questo è quello che ci rivela la rivelazione, possiamo vedere se, come e quanto ci crediamo. Qual è l'esperienza che noi però facciamo in questa vita? Esperienza che è descritta drammaticamente da una lettura che non è tra quelle che abbiamo ascoltato, ma che ci consente di fare subito il raccordo con il Vangelo. San Paolo dice che l'uomo oggi, l'uomo che si trova nella condizione di caduta, misera come stiamo noi, fa questa esperienza dentro di sé, che quando sente, come dire, le cose che vengono dal Signore, quando le sente, dice bello, ma quando poi comincia a farle sperimenta delle difficoltà e i sacrifici e rinunce, si può fare. Quindi sembrerebbe che sì, sarebbe tanto bello amare Dio con tutto il cuore, amare il prossimo noi stessi, però è difficile. E quindi San Paolo dice: molte volte io mi ritrovo a fare non il bene che voglio, ma il male che non voglio, e vivo questo conflitto interiore. Qui ci raccordiamo con il Vangelo. Quando Gesù parla di rinnegare se stesso e prendere la croce per seguire Lui, cosa che questa è la legge del Vangelo e dobbiamo farlo, fa riferimento anzitutto a questa cosa, cioè le fatiche, l'impegno, le rinunce che a volte occorre fare per mantenersi in comunione con Dio. Io faccio sempre un pochino di esempi, un pochino grossolani, d'accordo? Pensare ai due giovanotti di oggi, nel 2018, scelgono di vivere la castità. Attenzione, come devono vivere? Perché se una coppia di giovanotti non vive la castità, e pecca contro un certo comandamento, pecca mortalmente. Non è come dire su una piccola bugia. Io ho conosciuto ragazzi che poverini, no, non poverini, per capire il senso, ci provano, ma vengono, oltre a fare tantissimi sacrifici, perché sono spinti da un mondo di sicurezza contrario, vengono presi in giro da tutti quanti gli amici loro. Quindi capite, arrivare, come dire, integri pure al matrimonio è un'impresa oggi che costa tanta fatica, è una croce, capite, veramente una croce, una rinuncia. Pensiamo anche allo sforzo che dobbiamo fare in certe circostanze per dominare noi stessi, no? Le persone irascibili che si arrabbiano facilmente e che magari quando si arrabbiano vanno in escandescenze o in volgarità o peggio in bestemmie, per esempio. È faticoso dominarsi e mangiarsi la lingua, rimanere calmi, rimanere tranquilli, non dai nuovo che te. Sì, è faticoso. Quindi è una croce, d'accordo? Perché io so che Dio non vuole che mi arrabbi, so che se mi arrabbio vado a fare male e cerco di stare tranquillo. Oppure rinunciare ai vizi, sono tanti vizi che gli uomini hanno. I vizi sono tutte altre cose che piacciono tanto alla nostra natura, no? E su cui si tende sempre un pochino a esagerare. No, io tanti anni fa, non lo dico troppo in giro, tanto quando ero giovane fumavo, per uno che ha questo brutto vizio smettere di fumare, sicuro, insomma, che una croce molto differente, insomma, ci ha voluto la mano del nostro Signore, insomma, perché tu, cioè, a prendere le cattive abitudini se va dubito, a togliersele ci vuole la mano del nostro Signore. Ecco, quindi quando Gesù parla, perché voi dovete capire, in Quaresima la prima lettura del Vangelo sono sempre d'accordo uno con l'altro, dice: ma che c'entra la croce con la legge di Dio?
C'entra, perché molte volte la legge di Dio ti chiede dei sacrifici. Ecco perché la Chiesa nel periodo di Quaresima dice: fai un po' di penitenza, fai un po' di mortificazione. Attenzione, ieri il Papa ha detto delle cose molto belle a Santa Sabina, cioè non è che noi dobbiamo stare a fare gli atleti, i super digiuni e poi trattavo male che ci sta vicino. No, capito? San Leone Magno, un lettore di questa mattina, diceva: attenzione alla moderazione e alla mortificazione dei sensi deve corrispondere all'osservanza della legge della carità. Capito? Tu fai il digiuno, va bene, così impari a dominare te stesso, ma vuol dire quando ti viene ad arrabbiarti col prossimo te lo mangeresti vivo? Siccome hai fatto il digiuno e sei diventato un bel atleta, hai fatto i muscoli, se sei buono a dominare i morsi della fame, ti darai una calmata pure quando ti vengono 5 minuti. Questo è il senso autentico della penitenza cristiana, capito? Non bisogna dire: ah, non serve a niente fare il digiuno. No, non è esatto. Non serve a niente fare il digiuno se lo si considera, come dire, come pratica ascetica per diventare urc della fede. Così non serve a niente. Ma siccome la Chiesa l'ha sempre raccomandato, lo raccomanda ancora, questa pratica serve, se vissuta rettamente, a darti anche quella forza interiore per combattere i tuoi vizi. Così, sì, capito? Così come se io faccio l'elemosina e poi con mangio un parolaccio di moglie, quindi sollevo dall'angoscia un morto di fame, un poverino non c'ha niente, e poi mi metto a croce chi mi sta vicino, quindi non è, allora non faccio pure l'elemosina. No, fai l'elemosina e non metti a croce di moglie. tutte e due le cose. Ecco, all'inizio della Quaresima la Santa Madre Chiesa appunto ci invoglia, sapendo che i sacrifici che vengono fatti, sapete che la notte di Pasqua, bellissima ricorrenza, se tu rinunci al peccato, rinunci vuol dire che è una rinuncia, quindi una cosa che, cioè io dico sempre alla gente, dico: se i peccati fossero così brutti, saremmo tutti santi, giusto? Perché la via del male è sempre la via più larga, apparentemente più tranquilla, con meno problemi, eccetera. E la via del bene è sempre, come dice Gesù, sempre più stretta, sempre un po' più in salita, sempre più faticosa. Se no saremo tutti santi. Solo che te costa un po' di più, ma poi ti paga. Quell'altro non ti costa niente e poi ti ammazza. Ecco perché è una scelta che dobbiamo interiorizzare noi, e la Quaresima ci aiuta, diciamo, un pochettino a riprendere un po' in mano la nostra vita e vedere dove sta andando, perché il timone della vita, la mia ce l'ho io, quindi non lo può prendere qualcun altro al posto mio. Sono io che devo decidere che direzione far prendere alla barca della mia esistenza, quella che naviga sulle acque della legge di Dio, che sono acque certamente impegnative ma sane, oppure sull'onda del mondo, durante le sue leggi, i suoi idoli, eccetera, eccetera, che ti porta in mezzo alle rapide a sfracellarti e alla rovina. Beh, mettiamo questi primi passi del nostro cammino sotto l'egida della Madonna, che ci accompagni, perché questo tempo, un tempo benedetto, possa essere realmente un tempo di grande rinnovamento spirituale interiore per ciascuno di noi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.